Buongiorno e benvenuti a tutti. Qual è il rigore peggiore di tutti i tempi? I fan di calcio si fanno spesso questa domanda e ad essere onesti ci sono numerosi momenti di calcio diventati leggendari che possono ambire a questo titolo. Scivolate, cucchiai, tentativi di schemi sul rigore falliti. Mettiti comodo, oggi ti presentiamo i 10 rigori più umilianti della storia. Bisogna dirlo, Diego Campillo ha il fiuto per lo spettacolo. Durante una gara di calci di rigore contro la squadra di calcio messicano, i Lobos della BUAP di Puebla, Diego Campillo, membro della squadra 17U dei Chivas di Guadalajara, ha completamente fallito il suo tentativo di rigore. Ma incredibilmente fu una buona cosa, il calcio di Campillo è rimbalzato sulla traversa ed è andato molto alto. E il rimbalzo era così alto, il collopiede così pessimo, che il portiere del Lobos era certo che il tiro era stato fallito e sarebbe rimbalzato dietro la porta. Invece il rimbalzo, completamente verticale, ha fatto scendere il pallone direttamente in porta, mentre il portiere era sicuro che fosse già fuori dal campo. Il gol è stato registrato nei calci di rigore per l'1-1. Ciò che è successo da quel momento non ha quasi più importanza. Campillo è finito in prima pagina su tutti i giornali messicani e sarà difficile per chiunque battere questo gol incredibile, qualsiasi cosa facciano. A 5 minuti dalla fine della partita che opponeva le due squadre brasiliane Gloria e Internacional, l'arbitro fischia un rigore in favore di quest'ultima. Il pallone è piazzato sul dischetto, il giocatore Marquinhos sta per tirare. Fin qui nulla di sorprendente, ma un fatto strano e raro accadrà l'istante dopo. Il tiratore dell'Internacional spedisce il pallone a sinistra del portiere Rafael Robaio, prendendolo perfettamente in contropiede. Ma il pallone colpisce il palo e in una frazione di secondo attraversa tutta la linea della porta. Rimbalza sul secondo palo e torna direttamente verso i piedi del tiratore. Allora quest'ultimo ha il buon riflesso di calciare di nuovo il pallone, ma nel frattempo il portiere, che si stava rialzando, era a spalle all'azione e con una fortuna inverosimile ha evitato il gol grazie a una parata involontaria di tacco. Incredibile. Tirare nel senso opposto senza farlo apposta è possibile. Infatti il giocatore dell'America SF, Pilo, è proprio riuscito a realizzare l'impossibile. Nell'aprile 2013, nel campionato paulista brasiliano che opponeva la squadra America SF a Voto Poroghense, il giocatore Pilo ha ottenuto un rigore dopo un fallo. Quel momento era determinante, tutta la squadra contava su Pilo. Allora questo giocatore si è deciso ad impiegare tutti gli sforzi per tirare con efficacia. Fiducioso, Pilo stava per tirare, ma il suo corpo, che si inclina troppo verso la parte sinistra, perde completamente l'equilibrio, riesce a tirare comunque il pallone, ma gli dà un effetto tale che quest'ultimo finisce all'indietro, prima di essere velocemente rinviato. La scena è memorabile, vedendo il pallone sparire dal suo campo visivo, Pilo sarà probabilmente stato proprio depresso. Senza sorpresa, quel rigore è stato velocemente definito come il peggiore di tutta la storia del calcio, e allo stesso tempo quello più divertente. Accanto a questo ridicolo e a questo fallimento enorme, la squadra di Pilo, America SF, ha perso 2-0 contro il Voto Poroghense e non è sicuramente questo risultato ad essere stato ricordato. Khalid Askri è un portiere marocchino che è diventato famoso non a causa del suo talento, ma piuttosto perché un giorno ha commesso un terribile errore di valutazione. Siamo durante i calci di rigore dell'ottavo di finale della Coppa del Trono tra la sua squadra, il Club del Far di Rabat, e il Maghreb di Fez. Il tiratore Driss Belhamri si lancia e colpisce il pallone, ma il suo tiro è immediatamente parato da Khalid Askri. Quest'ultimo, che crede di aver fatto la cosa più difficile, allora si rialza e se ne va verso il pubblico per festeggiare la sua parata decisiva. Mentre festeggia allegramente la sua parata, purtroppo non nota che il pallone ha preso un effetto backspin durante il rimbalzo ed entra lentamente in porta. L'arbitro convalida il gol, cosa che sarà la causa diretta dell'eliminazione della sua squadra, e il video della sua prodezza pietosa farà subito il giro del web. Ma le disgrazie non si fermano lì per Khalid, dato che viveva già difficilmente la sua triste celebrità e le prese in giro che sono seguite. Appena 2 settimane dopo, recidiva durante una partita contro il CAC Kenitra, il suo difensore gli offre un passaggio comodo e mentre avanza con il pallone se lo fa molto semplicemente prendere dall'attaccante avversario, che segna subito il gol partita. È troppo per Khalid, il povero portiere impazzisce e lascia il terreno. I tentativi di numerosi dei suoi compagni per tirarlo su di morale non cambieranno nulla. Toglie la maglia e se ne va direttamente negli spogliatoi, lasciando il resto della squadra in una situazione inedita. Non pensavi che fosse possibile,
Pavol Duriza l'ha fatto. Il difensore slovacco, prestato nel 2008 all'FC Fervar dalla sua squadra di Bratislava, disputa il quarto di finale di ritorno della Coppa di Ungheria contro il Debreceni. La tensione è alle stelle perché rimangono soltanto 4 minuti da giocare e le due squadre sono in perfetta parità, quando un rigore viene fischiato contro il Federvar. Grazie a un tuffo stupendo a destra, il portiere pensa di diventare l'eroe della serata parando il tentativo avversario, ma questo senza contare sulla goffaggine di Pavol Duriza che, non si sa perché, precipitandosi sul pallone per rinviarlo, calcia un missile verso la propria porta. Il calcio è uno sport dove talvolta è possibile vedere strani schemi tra i giocatori, specialmente durante i calci da fermo, molto frequenti sui calci d'angolo, un po' meno sui calci di punizione e quasi inesistenti sui rigori. Queste tattiche possono risultare fruttuose, ma a volte ciò può completamente prendere una brutta piega. È ciò che è successo a Robert Pires e Thierry Henry domenica 22 ottobre 2005. Contro il Manchester City, i Gunners hanno ottenuto un secondo rigore quando vincevano 1-0, il primo trasformato da Pires qualche minuto prima. Henry avanza vicino al suo amico per dirgli che sogna di provare un rigore a due. Bilancio, un vero disastro che rimarrà negli annali della storia. Il 6 settembre 2011 il Cairo Stadium vede il primo turno della Coppa d'Egitto alle prese con la squadra di casa dell'Al-Ahly, Al-Khimad Aswan. I cairoti sono i favoriti logici di questa partita d'apertura. La loro squadra è quella più titolata nel torneo, nato nel 99. Il calvario del Khima si traduce con un 4-0 sul tabellone quando, a 10 minuti dal termine della partita, l'Al-Ahly ottiene un rigore. Il nuovo entrato, Amir Sayoud, ha l'occasione di partecipare al Festival Cairota stendendo un po' di più i suoi avversari infelici. L'algerino si presenta davanti al portiere Haitham Gamal che anticipa sulla sua destra, ma appena il tempo di armare il suo tiro con il sinistro che il giovane nazionale ferma il suo gesto per fare una finta al suo avversario. Poi, in una scena abbastanza desolante, perde il suo equilibrio prima di cadere per terra, faccia a terra. La disperazione si aggiunge all'umiliazione visto che durante la sua scivolata Sayoud è comunque riuscito a tirare, un tiro debole che il portiere si accontenta di raccogliere senza pericoli. L'incubo del centrocampista diventa evidente quando l'arbitro gli infligge un cartellino giallo, perché sì, secondo la regola 14 del regolamento FIFA, infatti è consentito rallentare la propria corsa prima di tirare un calcio di rigore, ma non di far finta di tirare il pallone dopo aver concluso la propria corsa. E sì, niente fortuna fino alla fine per il nostro amico Sayoud. Alcuni calciatori diventano famosi grazie al loro ingegno, altri per via del loro talento immenso, altri ancora a causa di un tiro disastroso, come è successo allo sfortunato Peter Devine. Durante la finale della Northern Premier League First Division nel 91, la squadra del Lancaster City ha affrontato il Whitley Bay. Durante un rigore, Peter Devine, giocatore del Lancaster, non è nemmeno riuscito a tirare. Fu probabilmente il momento peggiore della sua vita. Cosa è successo? Bene, quando il rigore viene fischiato, Peter sta per tirare dopo aver preso la rincorsa, e sull'orlo di inciampare nella sua corsa. Sbilanciato, tira a vuoto e a malapena si trattiene nel cadere seriamente. La sua goffaggine gli fa sfiorare il pallone, fallimento comico. Si vede il giocatore palpeggiare il polpaccio, fu per nascondere il suo imbarazzo o perché si era davvero fatto male. A sua difesa il campo era in pessimo stato e sarà piovuto molto. Non impedisce il fatto che avrà vissuto un'umiliazione significativa e si può capire. Peraltro questa situazione ha fatto proprio ridere gli internauti che fino ad oggi, ossia circa 30 anni dopo, continua a riscuotere un grande successo sui social. Un'autorete è sempre spiacevole e difficile da vivere per un calciatore, eppure ecco una delle autoreti più comiche che si possa vedere. È in Turchia che ciò accade. La Lega A turca, seconda divisione, ci offre uno degli esempi più spettacolari. Durante un rigore, il portiere riesce a stoppare il pallone e si rialza. Allora uno dei suoi compagni si lancia alle sue spalle con energia per congratularsi con lui. Il problema è quello che questo impeto di gioia ha fatto girare le cose a loro sfavore. Il portiere ha lasciato andare il suo pallone e quest'ultimo ha superato la linea della porta. Che errore! Nell'aprile 2019 il francese Eric Botoc ha proprio saputo far parlare di sé in seguito alla partita della sua squadra Brisbane Roar contro l'Adelaide United. Quando il risultato era di 2-2, la squadra Brisbane Roar ottiene un rigore di cui Botoc si carica. Vuol fare un cucchiaio, vale a dire un leggerissimo calcio al pallone con l'obiettivo di trarre in inganno il portiere, ma invece di fare un pallonetto classico, tira raso terra, dolcemente. Un coraggio visto raramente, il pallone ha persino avuto il tempo di rimbalzare leggermente più di una volta prima di superare la linea
della porta, un cucchiaio tra i più eccezionali, benché il giocatore abbia negato di aver utilizzato questa tecnica di tiro. In genere i giocatori preferiscono sorprendere il portiere tirando di potenza, che sia a destra, in mezzo oppure a sinistra, ma la tecnica del francese è tanto più sorprendente di quanto sia in attesa. Tra l'altro potrebbe proprio ringraziare il portiere dell'Adelaide United, che manca completamente in reattività. Infatti ha visto il pallone passare sotto i propri occhi, ci si chiede proprio come abbia potuto non parare un gol così semplice. Questo rigore è proprio divertente, non trovi? Erano i 10 rigori più umilianti della storia del calcio. Quale di questi rigori ti ha stupito di più? Faccelo sapere nei commenti. A presto!